Cioè, raga, voi non vi immaginate nemmeno le condizioni in cui riverso. Pigiama sotto, felpa di nonna Belarda e si registra, perché il disagio non ci abbandonerà mai. Sigla! Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super surprise video. Ebbene sì, perché in questi giorni non sono del tutto in forma, c'ho tipo un mal di pancia che mi sta assillando da più di 2 giorni e allora per consolarmi ho fatto una capatina da Tiger e come avrete ben capito mi sono fiondato immediatamente nella zona boost surprise e ne ho prese ben 2. Cioè è la prima cosa che faccio appena entro da Tiger, a dirvi la sincera verità, mi fiondo nella zona boost surprise, cerco le buste a tema che mi colpiscono di più o quelle che non ho ancora provato insieme a voi e sono mie e le compro immediatamente. Voi, molti di voi mi dicono, ma Swir, ma cosa le compri? Ci sono dentro tutte ciofeghe, cose che non userà mai, eccetera, 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 eccetera. Chi ve lo dice che io queste cose non le uso? Perché io queste cose, più delle volte, le sto usando. Per esempio, l'altro giorno è stato il compleanno di mia mamma e se vi siete persi il video, mi raccomando, andate a recuperarlo immediatamente una volta finito questo. Ho utilizzato le candeline con scritto Happy Birthday! E se non l'avete ancora fatto gli auguri a mamma, andate a farli immediatamente. E tante altre cose, anche la maschera rinfrescante per gli occhi la sto utilizzando, il balsamo labbra lo sto utilizzando, veramente ragazzi, le sorprese di Tiger io le sto utilizzando. E detto questo, prima di cominciare però mi raccomando lasciatemi un bel like a questo video e se siete nuovi e volete far parte anche voi della Swir Family, mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube, attivando sempre la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network perché ho visto che c'è stato un lievitare anche di follower nuovi che mi seguono insomma sul mio profilo Instagram, quindi... Ok, allora, ho preso queste 2 buste surprise, una è a tema giochi e l'altra è a tema lavoretti. Per chi ancora non lo sapesse, costano bene 3 euro l'una e sono quelle in versioni... normal size, insomma la size normale, e però ci sono anche la full size, ovvero la XXL, che costano ben 5 euro. E io direi di partire ovviamente dai giochi. Ho messo questo scotch, che più che uno scotch sembra... Ok, direi di cominciare. Allora, Maggioro! E cominciamo dalla prima surprise, che è un gioco da vasca da bagno. Questi giochi qua secondo me costano 3 o 4 euro, quindi ci siamo già dentro alla grande con il riguardante. Ma è aperta, cioè. Allora, questi qua sono dei giochi, c'è anche il mini golf da gabinetto di questa serie. Questo qua dovrebbe essere tipo un tira la pallina nel bersaglio mentre stai facendo la doccia. Se poi la doccia la fate come me, che mi lavo all'ultimo minuto prima di uscire, ciao bambini. Allora, è composto da questo tabellone con vari punti. All'interno di... e ovviamente ci sono anche le ventose, perché se si tratta di doccia bisogna incastrarle sulle mattonelle. Fate così, insomma, è già un po' stato utilizzato, secondo me qualcosa... No, già sono ancora le protezioni. Succede così, guardate. Voi incastrate il vostro tabellone sulle mattonelle, intanto che vi fate il bagno... Lanciate fantasticamente le palline, lanciate fantasticamente le palline così e chi guadagna ovviamente più punti vince un bagno schiuma nuovo. Che bello! Questo qua è perfetto per quando mi farò i bagni quest'inverno che dureranno tipo più di un'ora. Poi, secondo gioco per quanto riguarda la busta surprise, ho trovato questo dinosauro puzzle in questa blind bag, mai visto da Tiger. E sì, alla fine praticamente sono tipo la versione maxi delle sorpresine Kinder che voi dovete montare e dovrebbe uscire un dinosauro. Sì,
lo so che cos'è perché li avevo già visti in passato da Tiger. Praticamente questo qua dovrebbe essere un ponticello che serviva nella, diciamo, casa delle bambole, dove voi dovete ricostruire la vostra piccola città. E non ne ho mai trovato l'utilità, perché qui sotto potevano farlo almeno trasparente, potevano intagliarlo e lo useremo come fermaporta. Però no, per creare qualche storia LOL magari, visto che adesso comunque arriva l'inverno, non preoccupatevi che i video tema LOL ritorneranno, perciò keep calm and stay tuned at LOL Surprise. Poi vabbè, un'altra pallina con all'interno questo slime super fucsia. E infine, ultimo giocattolo. Oh, che carino questo! Carino, vabbè, relativamente carino, però lo utilizzeremo per qualche storia LOL Surprise. Ho trovato questi, diciamo, segnali di traffico, comunque segnali stradali. Ve li tiro fuori dalla sua busta, come prima. Questi segnali stradali che possiamo utilizzare con questo ponticello, tipo facciamo le LOL vanno sulle macchinine. Top. Ok, e questo qua era il contenuto della busta giocattoli. Adesso io direi di passare alla busta lavoretti. Mi manca la busta giardinaggio, ma non avevo più spazio. E quando ho visto la busta giardinaggio ero già troppo pieno, dovevo attraversare un'intera città. Di conseguenza ho detto, ma sì dai, sarà per la prossima volta. Perfetto, cominciamo con la busta lavoretti a scoprire che lavoretti invernali ci propone. E ste roba che cos'è? No! Allora, la prima cosa che troviamo nella busta lavoretti è questo set di clay slime. Ok, io ce la puoi fare. Praticamente è uno slime. Avete presente? Adesso se riesco ad aprire. Avete presente quello specie di slime con all'interno le palline che rendono un po' crunchy? Ecco, con questo slime di Tiger voi potete creare delle fantastiche sculture super super crunchy, quelle che quando le toccate funzionano anche un po' da antistress. Però c'è una cosa che, raga, adoro troppo. Poi, come seconda surprise, no vabbè, che carino, ho trovato un cuoricino, questi qua di polistirolo, che possiamo decorare a nostro piacimento. E vi dirò anche per cosa lo utilizzerò. Perché su AliExpress ho visto che ci sono delle roselline, se non sbaglio, piccolissime, grosse così, che vanno d'incastro all'interno di questi oggetti di polistirolo. Me le faccio arrivare, tanto costano 50 centesimi, un euro, e poi magari lo decoro e non so, lo metto. Perché poi queste roselline sembrano vere. Poi, un libro, insomma, un quadernetto da colorare, però da colorare con i pixel. Quindi voi dovete utilizzare ovviamente i pennarelli, i pastelli o quello che più vi piace, però utilizzando la tecnica dei pixel, come quelli del computer. E ci sono varie, diciamo, illustrazioni marine, come vedete qua dietro, marine, eccetera. Poi, wow, che carina questa busta. Queste cosa sono? Ah, bello anche questo. Praticamente queste sono delle figure che voi dovete colorare a vostro piacimento, ovviamente con pennarelli, acquarelli o quello che più vi piace. E insomma, così poi le mettete nelle vostre agende, fate vedere le vostre creazioni, così. Carina anche questa. Un cosa che non avevo mai visto, di mia sincera verità, da Tiger. Questo. Carta tessuto. Bello, però a me queste cosine qua piacciono, raga. Poi io che sono un amante dei cartopazzi, sono un accumulatore di cartopazzi. Ah, ho capito, è praticamente la velina, però è la carta crespa, insomma quella roba lì, però in questo caso bianca tutta glitterosa, che sicuramente utilizzerò per fare dei pacchettini di Natale in versione molto, diciamo, chic, è una parola che non mi appartiene, però chic. E infine, my god,
Non ne ho mai trovato l'utilità di questa mano, ma adesso che l'ho trovata nella mia busta surprise, ha perso un po' di smolleggiamenti, comunque è finita. Oddio, sì. Ma che bella. Cioè, è bellissima. Raga, scusatemi, ma devo farlo. Scusatemi. Ehi, non ci sta. Haters, non ci sta così, comunque così. Haters, facciamo le corna, bellissima. Tutte le volte che vado a Tiger mi diverto a far darle forme diverse, forme strane. Ovviamente c'è anche quella grande, però vabbè, cioè raga, io la adoro. Cioè, passerò tutta la sera a giocare con questa cosa stasera. Anzi, la metto sulle mie mensole e poi farò... E insomma, questo qua era tutto il contenuto che ho trovato in queste due buste di Tiger. Sono veramente felice e contento. E insomma, se questo contenuto e questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della Swir Family, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e la mia pagina TikTok, dove balleremo insieme e dimostreremo il nostro disagio al 100%. Io per adesso vi mando un super bacio surprise a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video! E...